Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale di Manidoro. Come avete visto dall'anteprima, oggi realizzeremo insieme una splendida giacchina. È una giacchina molto facile da lavorare, il punto è un punto traforato, quindi cresce anche velocemente il nostro progetto. L'ho lavorata con questo cotone, ho utilizzato appunto questo cotone che è il Basic Cotton della Mondial, è un 100% cotone. Il colore è lo 0814 e 43 è la partita, appunto, per chi volesse utilizzare il mio stesso filato, quindi è un prugna con un rosa, un panna al suo interno, quindi uno sfumato molto molto grazioso e anche morbido nella sua consistenza. Sono gomitoli da 50 grammi e sono 110 metri il metraggio. Per quanto concerne gli uncinetti consigliati, sono il 4 e il 5, quindi appunto a seconda della vostra mano provate e vedete con quale uncinetto vi trovate meglio. Io la lavorerò tutta con l'uncinetto numero 4, quindi andiamo subito a vedere come si realizza. Quindi, per prima cosa dobbiamo fare, come sempre, il campioncino quando si tratta appunto di capi di abbigliamento. E il multiplo del punto è di 4 maglie più una, quindi significa che dovremo montare su 4 maglie, quindi andare di 4 in 4 fino a raggiungere appunto il numero di maglie che ci occorrono. Dopodiché aggiungeremo una maglia aggiuntiva, che è quella appunto che ci richiede il multiplo del punto perché stiamo lavorando a pannello, e poi aggiungeremo una maglia per girare. Io farò il campioncino con voi, così vi farò vedere anche come si fa appunto un campioncino e quante maglie magari mettere su per i centimetri che ci occorrono. Quindi farò 12 catenelle, quindi multiplo ricordo che è di 4, quindi ne farò 12, così avrò un piccolo campioncino e lo misurerò. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aggiungo una catenella aggiuntiva che mi richiamo multiplo e una catenella per girare. In questo caso io il primo giro lo faccio tutto a maglia alta, così non lavoro sulle catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, mi giro la catenella al rovescio, vado a prendere le barrettine orizzontali che mi trovo qua dietro e vado a lavorare tutta la riga a maglia alta. In questo modo. Quindi, una volta che abbiamo realizzato la prima riga di avvio, andiamo a fare appunto la prima delle 6 righe. Quindi il punto si sviluppa in 6 righe di andata e ritorno e queste righe le andremo a ripetere per tutta la nostra lavorazione, quindi fino a che non avremo raggiunto la lunghezza che a noi ci interessa. Facciamo una catenella, giro il lavoro. E realizziamo 4 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante. Una, la seconda, la terza e la quarta. Dopodiché realizzo una catenella. Salto una maglia sottostante e realizzo 3 maglie alte nelle 3 maglie successive, una per ogni maglia, una, due e tre. Una catenella di separazione, salto una maglia e vado a ripetermi le 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte separate da una catenella, saltando una maglia di base per tutta la nostra riga. Quindi queste sono è la sequenza da ripetere, quindi le 3 maglie alte, catenella, saltiamo una maglia di base, nuovamente 3 maglie alte, una catenella e saltiamo una maglia. E facciamo questa lavorazione per tutta la riga, dopodiché concludiamo con una catenella, saltiamo una maglia e facciamo 4 maglie alte, quindi come abbiamo iniziato la riga, la finiamo. Quindi abbiamo iniziato con 4 maglie alte la prima riga. E la concludiamo con 4 maglie alte. Eccoci qua. Adesso facciamo la seconda riga, dove facciamo una catenella e ci giriamo. Realizziamo 2 maglie alte, una per
per ogni maglia sottostante, quindi la prima nella prima maglia sottostante e poi la seconda maglia alta. Dopodiché una tela, salto una maglia e vado a lavorare 3 maglie alte consecutive, quindi una la faccio sulla maglia alta sottostante, una la faccio sulla catenella, quindi proprio entro dentro la catenella, poi naturalmente voi lavorate come meglio credete. Se preferite entrare all'interno dell'archettino, fate come preferite. Quindi 3 maglie alte, una catenella, saltiamo la maglia alta centrale, in questo caso è la maglia alta, e lavoriamo nuovamente le 3 maglie alte, quindi una sulla maglia alta, una sulla catenella e nuovamente l'altra sull'altra maglia alta. Quindi ripetiamo appunto a lavorare le 3 maglie alte separate da una catenella saltando una maglia di base per tutta la nostra riga. Finiamo appunto lavorando una catenella, saltiamo una maglia di base e lavoriamo le 2 maglie alte. Quindi in questa seconda riga abbiamo iniziato con 2 maglie alte, terminiamo con 2 maglie alte. Ecco qua, questa è la seconda riga. Andiamo a fare la terza riga del nostro schema. Quindi catenella, giro il lavoro e vado a ripetere la prima riga. Quindi 4 maglie alte, una catenella, salto una maglia di base, 3 maglie alte. Ovviamente per tutta la riga, 4 maglie alte, 1, 2. La terza la lavoro qui sullo spazio di una catenella. E la quarta qui sulla prima maglia alta. Una catenella di separazione, salto una maglia alta e lavoro 3 maglie alte, una per ogni maglia, una sulla maglia alta, una sulla catenella e una sull'altra maglia alta. Di nuovo una catenella, salto una maglia e ripeto le 3 maglie alte, una catenella, salto una maglia, 3 maglie alte e così via fino alla fine della riga. E concludo facendo una catenella e 4 maglie alte. La prima, qui c'è la seconda, la poi l'ultima. Eccoci qua. Adesso facciamo la quarta riga. Quindi mi giro il lavoro perché devo andare a fare la maglia bassa. Quindi se voi quando fate la maglia bassa fate catenella e maglia bassa. Quindi vado a lavorare una maglia bassa direttamente sulla maglia alta, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 catenelle e mi vado a chiudere sullo spazio della catenella. Quindi salto le 3 maglie alte e lavoro una maglia bassa sull'archettino qua della catenella, quindi sullo spazio di una catenella lavoro la maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 3, 4 e 5 e nuovamente la maglia bassa sulla catenella, quindi salto le 3 maglie alte, si formano questi archettini e quindi proseguiamo a fare le 5 catenelle e andiamo a chiudere nello spazio di una catenella dell'archettino sottostante. Per tutta appunto la riga concludiamo con le 5 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia bassa nella maglia alta sottostante, quindi nella prima maglia alta che io ho realizzato. Quindi terminata questa quarta riga, andiamo a fare la quinta riga dove facciamo una catenella e giriamo il lavoro naturalmente. E realizziamo una maglia alta sulla maglia bassa appena fatta, 2 catenelle, dopodiché facciamo una maglia bassa sull'archettino, quindi io lavoro praticamente all'interno della catenella, entro dentro la catenella, però voi potete praticamente entrare all'interno dell'archettino e realizzare la maglia bassa se vi trovate più comode. Quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa nell'archettino, nel primo archettino. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 catenelle, maglia bassa nell'archettino successivo e
E proseguiremo a lavorare le 5 catenelle, la maglia bassa nell'archettino successivo, quindi formiamo di fatto ulteriori archettini fino ad appunto ad arrivare alla fine della nostra riga, quindi 5 catenelle e maglia bassa sull'archettino, in ogni archettino. Dopodiché, quando arriviamo alla fine della nostra riga, quindi la stiamo ultimando, facciamo 5 catenelle, 3, 4 e 5. Maglia bassa nell'archettino, quindi nell'ultimo archettino che ci troviamo, le 2 catenelle e poi la maglia alta nella maglia bassa sottostante. In questo modo. Quindi, come iniziamo, dobbiamo terminare sempre la nostra riga. Abbiamo iniziato con la maglia alta, le 2 catenelle, finiamo con 2 catenelle e maglia alta. Facciamo la sesta riga del modulo. E poi vi faccio vedere come riniziamo appunto la prima riga, come riprendere la prima riga. Quindi giro e lavoro, maglia bassa. Quindi una volta fatta la maglia bassa, realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Salto queste 2 catenelle d'inizio e la maglia bassa e vado a fare la maglia bassa in questo archettino. Quindi in questo modo andiamo ad appiattire la nostra lavorazione, quindi non sarà più formata da archettini da 5 catenelle, ma da archettini da 3 catenelle, in modo tale da riformare la catenella iniziale. Quindi ce l'abbiamo praticamente piatta. Quindi 3 catenelle e maglia bassa. Nuovamente 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle e maglia bassa, punto fino alla fine della nostra riga. 1, 2 e 3 catenelle e maglia bassa. Nell'archettino successivo, 3 catenelle a maglia bassa nell'archettino successivo ancora, appunto fino alla fine della nostra riga. Dopodiché facciamo le 3 catenelle e la maglia bassa nella maglia alta sottostante. E abbiamo concluso praticamente la nostra sesta riga e quindi anche il nostro schema. Quindi dovremo ripetere queste 6 righe fino alla fine della nostra lavorazione, quindi finché appunto non avremo raggiunto l'altezza che a noi ci occorre. Dopodiché, per riprendere la prima riga, quindi per reiniziare la nostra lavorazione, andremo a fare semplicemente la catenella, lavoriamo una maglia alta sulla maglia bassa e le 3 maglie alte sulle 3 catenelle, quindi in ogni archettino formato da 3 catenelle lavoreremo le 3 maglie alte. Io entro dentro le catenelle, naturalmente poi voi fate come siete abituati a fare voi, e lavoriamo le 3 maglie alte. Quindi le prime sono 4 maglie alte, poi facciamo una catenella di separazione, saltiamo la maglia bassa e lavoriamo 3 maglie alte appunto in ogni archettino, separato da una catenella, fino alla fine della nostra riga. Dopodiché facciamo la catenella e poi nelle ultime 4 maglie naturalmente facciamo le 4 maglie alte. Eccoci qua. Una volta realizzato il piccolo campioncino, per calcolare quante maglie dobbiamo mettere su per realizzare appunto qualsiasi progetto di abbigliamento, abbiamo appunto necessità di 3 misure. La prima è quella appunto di misurare quanto è la larghezza del campioncino che abbiamo fatto. Quindi il metro, misuro la larghezza che è dei centimetri. A seconda appunto del filato, dell'uncinetto della vostra mano, le misure cambiano. Quindi non preoccupatevi se magari la mia misura è leggermente diversa dalla vostra. Il procedimento è lo stesso. Quindi misurata i centimetri della larghezza del nostro pannello, sappiamo già quante maglie ci sono in 7 centimetri, nel mio caso è 12 maglie, e poi ci servirà la terza misura, il terzo numero, che praticamente non è altro che la nostra circonferenza diviso 2. Quindi andiamo a misurare la nostra circonferenza, se per noi o della persona alla quale è destinato il capo, e lo dividiamo per 2. Perché ovviamente stiamo facendo un pannello e di conseguenza sono pannelli, uno dal davanti e uno per il dietro, e quindi abbiamo metà del nostro progetto. E dobbiamo fare appunto una piccola operazione di matematica che non è difficilissima, ma ovviamente il procedimento è uguale per tutte le lavorazioni. Quindi andremo a calcolare le maglie, che sono 12. Le moltiplicheremo per i centimetri che a noi ci occorrono, quindi nel mio caso sono 47 centimetri,
le divido per i centimetri del mio campioncino e in questo caso sono 7. Il risultato che ci dà è praticamente il numero delle maglie da avviare. Niente di più semplice. Dopodiché possiamo partire tranquillamente a realizzare il nostro capo. Per quanto riguarda appunto se vi dovesse appunto dare un numero decimale, come nel mio caso, arrotonderete o per eccesso o per difetto, appunto avvicinandovi di più al numero delle maglie che ha il multiplo del punto. Quindi nel mio caso era 80,5, 80 è il numero più vicino al multiplo di 4 e quindi come misura andava benissimo. Quindi voi magari potete anche aumentare di qualche centimetro se la volete un pochettino più abbondante, quindi quello sta a voi. Giocare sul fatto di aumentarla o diminuirla di qualche maglia, appunto tenendo sempre in considerazione il multiplo del punto. Dopodiché, appunto, si parte a realizzare qualsiasi progetto, sia appunto in questo caso la giachina, sia magari altri progetti, perché ovviamente il campioncino ci viene appunto di aiuto. Quindi ogni qualvolta abbiamo necessità magari di cambiare anche taglia, facciamo un piccolo campioncino anche appunto di 7 centimetri, 8 centimetri. L'importante è sempre tenere in considerazione il multiplo del punto. Dopodiché possiamo praticamente calcolare qualsiasi taglia e quindi lavorare tranquillamente senza sbagliare. Quindi, una volta che appunto abbiamo realizzato il nostro campione, siamo pronti a partire con la realizzazione della maglia. Nel mio caso, che ho fatto una taglia 42, ho messo su con il punto l'uncinetto numero 4 e il filato basic cotton 80 catenelle. Quindi 80 catenelle, sono andata praticamente a realizzare il mio pannello di 47 cm per 55 di lunghezza. E ho realizzato 8 moduli e mezzo, quindi ho finito praticamente con le prime 3 righe del modulo, quindi 8 moduli e mezzo in questo caso. Quindi ho terminato appunto con la riga di maglie alte e quindi 55 cm. Quindi faremo praticamente tanti giri, quindi ripeteremo i 6 moduli fino a che non arriveremo all'altezza che a noi ci piace. Per quanto riguarda invece l'anteriore destro e l'anteriore sinistro, quindi uno dei due pannelli di davanti, realizzeremo sempre dei pannelli rettangolari, quindi andando dritti, e faremo praticamente la metà delle maglie che abbiamo avviato per la parte di dietro, aggiungendone 4, quindi in modo tale che sia leggermente più comoda, visto che è una giacchina il progetto in questione. Qualora invece vogliate realizzare una maglia, farete due pannelli uguali sia per il davanti che per il dietro, mentre invece per la giacchina farete appunto la metà delle maglie più 4 aggiuntive, quindi farete due pannelli uguali piccini come questo fino ad arrivare a praticamente 5 moduli, quindi 1, 2, 3, 4, 5 moduli. Dopodiché inizieremo con le diminuzioni. I 5 moduli che io ho fatto misurano in altezza 30, 29 centimetri, mentre invece la larghezza è 24 centimetri, 25 quasi, 24 e mezzo. Ovviamente ne farete due uguali e quindi per quanto riguarda la parte anteriore e sinistra, inizieremo con le diminuzioni a partire dall'inizio della riga, quindi a partire dal sesto modulo, mentre invece per l'anteriore destra faremo le diminuzioni, inizieremo a fare le diminuzioni alla fine della riga. Quindi iniziamo appunto con le diminuzioni, perché questa appunto che stiamo realizzando è l'anteriore sinistra. Quindi faccio una catenella per girare, la prima maglia alta la lavoro a metà, dopodiché entro nella catenella e lavoro l'altra maglia alta a metà, dopodiché ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. Dopodiché proseguo la lavorazione normalmente, quindi realizzando appunto le altre due maglie alte che mi rimangono nell'archettino. Qua metto il marcapunti così so che ho iniziato le diminuzioni da questa parte.
per non sbagliare, e quindi vado appunto a lavorare le maglie normalmente. Quindi ho fatto la diminuzione nella prima maglia, due maglie alte, la catenella, e poi proseguo a lavorare le tre maglie alte in ogni archetto separate da una catenella e termino con le quattro maglie alte. Poi giro il lavoro e faccio la seconda riga di due maglie alte, catenella, tre maglie alte e una catenella saltando sempre la maglia alta, fino ad arrivare praticamente alla fine, dove praticamente fino ad arrivare alle ultime tre maglie alte. Quindi sono arrivata a realizzare le tre maglie alte, ho fatto una catenella di separazione, dopodiché salto la maglia alta centrale, faccio le ultime tre maglie alte, una, due e tre maglie alte. Dopodiché faccio direttamente una maglia alta nella maglia alta dove ho la diminuzione precedente, la diminuzione sottostante. Quindi anziché fare catenella, una volta finite fatte le tre maglie alte, salto la maglia alta centrale e mi una maglia alta nella maglia nella diminuzione sottostante. Questa è la seconda riga. Catenella, giro il lavoro e faccio la terza riga dove devo fare la diminuzione. Quindi iniziamo con una maglia alta chiusa a metà. Un'altra maglia alta chiusa a metà dell'altra maglia, quindi la prima maglia e la seconda maglia, diminuzione, catenella, salto la maglia alta e lavoro le tre maglie alte normalmente, una sulla maglia alta, una sulla catenella e una sull'altra maglia alta, catenella. Salto una maglia alta sulla maglia alta sulla catenella o nell'archetto della catenella come preferite e una maglia alta sulla maglia alta. E proseguiamo questo in questo modo fino alla fine della riga dove appunto ci chiudiamo con le quattro maglie alte. Poi riniziamo la quarta riga dove faremo appunto il giro di archetti. E ci fermeremo praticamente dove abbiamo le tre maglie alte qui. Quindi sono arrivata praticamente alle 5 catenelle maglia bassa prima delle ultime tre maglie alte sottostanti. Faccio l'ultimo archettino di 5 catenelle e mi chiudo con una maglia bassa direttamente nella catenella sottostante. Ecco qua, giro il lavoro. Cammino con maglia bassissima all'interno dell'archettino fino a portarmi al centro dell'archetto. Faccio maglia bassa, dopodiché lavoro 5 catenelle, maglia bassa al centro dell'archetto, 5 catenelle. Maglia bassa al centro dell'archetto e proseguo così fino alla fine della riga, le due catenelle e la maglia alta nella maglia bassa, dove appunto realizziamo la maglia bassa, le 5, le 3 catenelle e maglia bassa nell'archettino, 3 catenelle, maglia bassa nell'archettino sottostante, fino appunto ad arrivare al penultimo archettino, dopodiché vi faccio vedere come proseguire, come fare la diminuzione. Quindi nell'ultimo archettino, ovvero questo, andremo praticamente a fare le 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle e mi chiudo con una maglia bassa nella maglia centrale, quindi qua. E praticamente la sesta riga finisce così. Una volta che abbiamo terminato queste 6 righe, facciamo le altre 6 righe come questa, quindi faremo nuovamente le diminuzioni a partire dalla prima riga,
Dopodiché faremo 6 righe di maglie come si presentano, quindi termineremo le diminuzioni fino appunto ad arrivare alla stessa altezza del pannello di dietro. Qualora invece vogliate realizzare anziché la giacchina una maglia con lo scollo a V, farete le stesse diminuzioni che stiamo facendo per quanto riguarda la giacchina. Quindi si divide a metà praticamente con un marcapunti la parte centrale, quindi da dove volete iniziare la diminuzione, quindi dipende se volete uno scollo un po' più profondo o meno profondo, quello lo decidete voi in base ai vostri gusti. E quindi mettete il marcapunti e poi iniziate le diminuzioni come stiamo facendo in questo momento. Quando poi dobbiamo fare le diminuzioni per la parte anteriore destra, appunto, le facciamo alla fine della riga. Quindi vado a diminuire le ultime 2 maglie alte, quindi le prime due le ho lavorate, la terza la lavoro a metà, poi vado a fare la quarta e la lavoro a metà e chiudo tutte le asole insieme. Dopodiché faccio una catenella e vado a fare l'altra diminuzione. Vado a fare una maglia alta. Quindi vado a fare una maglia alta. Salto una maglia alta completa, quindi salto la maglia alta che c'è qui, non faccio nessuna catenella e faccio direttamente le 3 maglie alte. Una nella prima, una sulla catenella e una sulla prima maglia alta. Non faccio nessuna catenella e lavoro 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella. Salto la maglia alta centrale ed eseguo le 3 maglie alte, una sulla maglia alta, una sulla catenella e una sull'altra maglia alta e proseguo così, punto fino alla fine di 3. Giro il lavoro e lavoro appunto la prima riga, quindi 4 maglie alte, catenella e 3 maglie alte, fino ad arrivare alle 3 maglie alte che ho qui, quindi le penultime. Riga, faccio le ultime 3 maglie alte, una catenella, salto la maglia alta e poi vado a fare la diminuzione. Una nella penultima maglia alta, quindi una maglia alta lavorata a metà, e una sull'ultima maglia alta, quindi nella diminuzione sottostante. Giro il mio lavoro, vado a fare una maglia bassa sull'archettino di una catenella. E lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa sull'archettino successivo, 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa nell'archettino successivo e proseguo in questa maniera. Dopodiché, una volta che finisco la riga, la rinizio normalmente e poi mi fermo qui nell'ultimo archettino. Quindi invece nell'ultimo archettino fatte le 5 maglie, le 5 catenelle, faccio una maglia bassa, nuovamente le 5 catenelle e mi chiudo anziché con maglia bassa, mi chiudo con maglia bassissima. In questo modo, adesso giro il lavoro e anche qua mi sposto con maglia bassissima fino ad arrivare a metà archetto, e poi faccio le 3 catenelle, maglia bassa, poi una, due, tre, maglia bassa, 1, 2 e 3. Maglia bassa nell'archettino successivo, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archettino successivo e via di seguito. Dopodiché rinizio con la prima riga fino ad arrivare praticamente alla sesta riga delle nostre diminuzioni.
E poi proseguo a lavorare un altro modulo con le maglie come si presentano, fino appunto ad arrivare ad avere la stessa altezza dell'altro pannello, quindi sia quello di dietro che dello stesso pannello dell'anteriore e sinistro. Quindi adesso ci occuperemo di unire praticamente le due parti, quindi la parte di dietro con l'anteriore destro e l'anteriore sinistro, e quindi iniziamo a cucire le spalle. Quindi gruppi di maglie alte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e ovviamente anche dietro saranno 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi la settima praticamente corrisponde alla catenella, quindi perché qui abbiamo le tre maglie alte, poi la catenella. Qua invece avevamo iniziato con le quattro maglie, quindi la quarta maglia alta, o meglio la prima maglia alta, la faccio combaciare con la catenella dalla parte di dietro. Quindi vado a dare un paio di punti per ancorare bene la maglia, quindi in modo tale da rinforzare, quindi la marca punti a questo punto non mi serve più. Quindi per rinforzare leggermente la parte, visto che stiamo parlando appunto della spalla. Dopodiché vado a prendere le costine interne della maglia, quindi un punto della maglia della parte di dietro e un punto della maglia corrispondente, quindi una costina, e tiro. Vado nella maglia a fianco, prendo la costina interna e la costina interna della maglia corrispondente e vado a cucire in questo modo, in maniera a zigzag. Costina interna e costina interna delle due parti. E cuccio. Poi se lo fate con l'uncinetto potete fare maglia bassissima o maglia bassa. È indifferente appunto la maniera con la quale assemblate la maglia. Dopodiché, quando arriviamo praticamente alla fine, faremo nuovamente un rinforzo nell'ultima maglia e poi faremo le maglie a ritroso, quindi rinforzeremo ulteriormente questa parte. Per quanto riguarda invece il laterale, io ho lasciato 18 centimetri che corrispondono praticamente a 1, 2 e 3, quindi ho lasciato 3 moduli, 1, 2 e 3, e ho messo il marcapunti nella maglia alta e quindi ovviamente nella maglia alta corrispondente dall'altra parte, quindi tre moduli anche per quanto riguarda la parte di dietro. Quindi inizierò a fare la mia cucitura a partire dal marcapunti fino a giù. Tenete presente che praticamente le due parti devono essere praticamente, cioè devono corrispondere la lavorazione, quindi la lavorazione di maglia alta corrisponderà alla lavorazione della maglia alta dalla parte di dietro, e quindi anche la parte traforata dovrà combaciare, altrimenti avremo un dislivello e non è tanto bello da vedersi. Dopodiché, una volta che abbiamo appunto cucito anche la parte del nostro laterale, ci occuperemo delle maniche e faremo anche una piccola modifica, in quanto lavorando in tondo appunto avremo una lavorazione diversa. Quindi cuciamo la parte delle spalle e dei fianchi. Quindi, terminato di cucire la spalla e il nostro laterale, facciamo la stessa cosa anche con l'altra parte. E quindi è arrivato il momento di fare le nostre maniche. Quindi prendiamo il filato che abbiamo usato fino adesso insieme all'uncinetto, faccio una piccola asola e vado a recuperarmi le maglie tutto intorno al giro manica a maglia alta. Quindi il punto che noi abbiamo eseguito fino adesso era un multiplo di 4 più 1, perché stavamo lavorando appunto in pannello, quindi in righe di andata e ritorno. Per quanto riguarda la lavorazione in tondo, il multiplo è sempre di 4, però dobbiamo togliere una maglia. Quindi se noi recuperiamo, supponiamo, 52 maglie, che è il multiplo di 4, facciamo la diminuzione di una maglia a 51, perché a noi praticamente non ci serve lavorare faccio come esempio la prima riga, le quattro maglie alte da una parte, poi le quattro maglie alte
alla fine, appunto perché stiamo lavorando sempre in tondo. Di conseguenza, le maglie che noi ci occorrono sono soltanto 3 più la catenella. Quindi le maglie che noi dovremmo andare a recuperare sono sempre di multiplo di 4 meno una maglia. Quindi facciamo un esempio numerico concreto: nell'altra manica io ho recuperato 51 maglie, quindi perché ne avevo 52, quindi ho praticamente fatto anche delle diminuzioni lungo il perimetro, perché praticamente non mi serviva molto, molto ampia la manica e di conseguenza volevo restringerla sin dall'inizio. Quindi recuperiamo appunto le maglie entrando in un punto qualsiasi. Io entro praticamente dove ho la congiunzione delle due parti e vado ad eseguire praticamente tutte maglie alte. Ovviamente le maglie che recuperano una manica devono essere le stesse per l'altra manica. Ho iniziato con una maglia bassissima, faccio una catenella e una maglia alta nella stessa maglia. E quindi vado a fare tutto un giro di maglie alte. Eventualmente faccio anche delle diminuzioni o degli aumenti, qualora appunto mi occorressero delle maglie in più o avessi bisogno appunto di maglie in meno. Una volta che ho terminato di recuperare tutte le maglie, quindi nel mio caso 51 maglie alte, quindi ripeto 4, il multiplo di 4 meno una maglia, quindi avremo una maglia dispari anche in questo caso lavorando in tondo. Quindi facciamo sempre i 6 giri per quanto riguarda il modulo e lavoriamo in questa maniera. Quindi facciamo il primo giro con 3 maglie alte, non cambia assolutamente niente, quindi faccio una maglia alta. Nella seconda una maglia alta e nella terza maglia una maglia alta, una catenella, salto la maglia alta sottostante e vado a lavorare nuovamente 3 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante. Quindi in questo primo giro facciamo 3 maglie alte, una catenella, saltiamo una maglia di base fino alla fine del nostro giro e poi una maglia bassissima e la maglia alta. In questo modo appunto è tutto, 3 maglie alte, una catenella, vedete? Adesso facciamo il secondo giro dove inizio con una catenella e una maglia alta, che è la prima delle 3 maglie alte, una catenella di separazione, salto la maglia alta centrale e lavoro 3 maglie alte, una sulla maglia alta, una sulla catenella e una sull'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto la maglia alta centrale e lavoro 3 maglie alte, una sulla maglia alta, una sulla catenella e una sulla maglia alta successiva. E anche in questo modo, vedete, si sovrappongono, quindi lavoriamo a scacchiera. Quindi lavoriamo 3 maglie alte, catenella di separazione, che praticamente corrisponde alla maglia alta centrale sottostante, 3 maglie alte, catenella e così via per tutto il giro. Ci chiudiamo con le ultime 2 maglie alte e la maglia bassissima nella prima maglia alta. Quindi una volta che mi sono chiusa con maglia bassissima nella prima maglia alta, catenella e vado a iniziare 3 maglie alte, una sulla maglia alta, una sulla catenella e una sull'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto la maglia alta centrale e faccio una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta sull'archettino di una catenella e una maglia alta sulla maglia alta sottostante. E quindi di fatto rifaccio praticamente il primo giro. Quindi rifacciamo nuovamente 3 maglie alte, catenella separate da una, cioè saltando una maglia di base per tutto il giro.
Quando termino il terzo giro, faccio le ultime 3 maglie alte, non faccio la catenella e mi chiudo con maglia bassissima nella prima maglia alta. Faccio una catenella, entro dentro in questa maniera e faccio, entro dentro appunto la maglia bassissima, quindi l'archettino, tra virgolette, che si è venuto a formare, e faccio maglia bassa. Ve lo faccio rivedere. Quindi, senza fare catenella, vado direttamente a chiudermi con una maglia bassissima nella prima maglia alta che io ho realizzato. Si forma una sorta di archettino, realizzo una catenella, entro dentro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa direttamente. Facciamo le 5 catenelle, ci chiudiamo in questo modo, appunto siamo direttamente già dentro l'archettino con maglia bassa, altrimenti avrei dovuto camminare con maglia bassissima fino ad arrivare a questo archettino e quindi riniziare da capo. In questa maniera invece semplifico, diciamo così, il lavoro, entrando direttamente con maglia bassissima, chiudendo con maglia bassissima senza fare la catenella e poi faccio una maglia bassa. Dopodiché facciamo appunto il quarto giro con le 5 catenelle, maglia bassa nell'archettino di una catenella e proseguo le 5 catenelle, 3, 4 e 5 e maglia bassa nell'archettino successivo. E proseguo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Concluso il giro, vado a chiudermi con maglia bassissima nella prima maglia bassa. E adesso cammino con maglia bassissima fino ad arrivare al centro dell'archettino. Quindi una, due. E nella terza maglia faccio direttamente una maglia bassa. Poi faccio le 5 catenelle. Una, due, tre. 4 e 5, mi chiudo con una maglia bassa al centro dell'archettino di 5 catenelle e proseguo le 5 catenelle e maglia bassa al centro dell'archettino sottostante. 1, 2, 3, 4 e 5 e maglia bassa nella maglia centrale oppure dentro l'archettino, come preferite. Quindi 5 catenelle e maglia bassa, quindi praticamente è lo stesso giro di sotto, non cambia niente. Le ultime 5 catenelle mi vado a chiudere con maglia bassissima nella maglia bassa. Dopodiché cammino con maglia bassissima al centro dell'archettino. Una, due, e nella terza maglia faccio una maglia bassa. Anziché fare la maglia bassissima e poi catenella e maglia bassa, faccio direttamente al centro dell'archettino una maglia bassa. Dopodiché faccio le 3 catenelle, quindi siamo al terzo, al sesto giro, quindi al sesto e ultimo giro. Dopodiché ripeteremo i 6 giri che vi ho fatto vedere fino ad arrivare alla lunghezza della manica che a voi vi piace. 3 catenelle, poi la maglia bassa al centro dell'archettino sottostante. E questo è uguale praticamente al pannello che abbiamo fatto, quindi non cambia niente, tranne che praticamente l'inizio della nostra lavorazione, perché nell'altra lavorazione abbiamo fatto la maglia alta, le 2 catenelle, qua non dobbiamo fare nessunissima maglia alta, ma facciamo direttamente la maglia bassa al centro dell'archettino e poi proseguiamo con le 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa al centro di ogni archettino, fino a chiuderci con maglia bassa bassissima nella maglia bassa che abbiamo iniziato a inizio, che abbiamo fatto a inizio giro. Per le maniche sono andata a lavorare 6 moduli e mezzo, quindi in tondo, come vi ho fatto vedere, e ho praticamente fatto anche delle diminuzioni, ma diminuzioni nel senso che sono andata a cambiare il numero di uncinetto, quindi ho fatto 5 moduli con l'uncinetto numero 4. Un modulo, quindi il sesto modulo con l'uncinetto numero 3 e mezzo e gli ultimi 3 giri di metà modulo
con l'uncinetto numero 3, quindi in questo modo si va a diminuire, a restringere la parte finale della manica. Se vi piace appunto questa soluzione, potete optare anche voi per diminuire magari gradatamente il numero di uncinetto, altrimenti potete proseguire con l'uncinetto numero 4 o anche un uncinetto di una mezza misura più grande se volete l'effetto kimono. Dopodiché andremo praticamente a utilizzare sempre l'uncinetto numero 4 per fare il bordino del nostro laterale, quindi la parte di davanti della giacchina, del collo, la parte di dietro e poi una rifinitura anche appunto gambero. Io farò il bordino a maglia alta, quindi andrò tutto intorno a recuperarmi le maglie, quindi entro qua nel laterale con una maglia bassissima, e dopodiché faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Quindi vado a recuperarmi tutte le maglie alte del mio laterale, in questo modo, quindi senza ovviamente lasciare i buchi. E quando arrivo dalla parte del collo ho già le maglie ben in evidenza da questa parte. Vedete, ci sono praticamente le tre maglie alte e la catenella. Quindi farò una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta sulla catenella. Tutto intorno. E quindi proseguo a recuperare tutte le maglie alte. Una volta terminato di riprendere tutte le maglie a maglia alta nel mio bordino e anche nel collo, vado a fare un giro di punto gambero, quindi una maglia bassa da destra, cioè da sinistra verso destra, quindi al contrario. Dopodiché, appunto, farò anche nei polsini, quindi farò una rifinitura in modo tale che sia omogenea e uguale per tutto il mio lavoro. Poi ovviamente voi sentitevi libere se vi può piacere appunto realizzare il punto gambero oppure lasciarlo così, quello appunto è facoltativo. Quindi faccio una catenella, dopodiché punto l'uncinetto nella maglia alta e faccio una maglia bassa, torno indietro nella maglia a fianco e faccio una maglia bassa e vado così per tutte le maglie a realizzare le maglie basse appunto a punto gambero in ogni maglia alta. Dopodiché, appunto, se volete potete mettere dei bottoncini, io lo lascerò così. Eccomi qui con il capo terminato. La giacchina si indossa in questa maniera una volta terminata. È una giacchina molto semplice e veloce da realizzare. Il punto non è molto difficile, tant'è che anche le meno esperte, quindi quelle che si avvicinano adesso al mondo dell'uncinetto, possono benissimo realizzarla. Quindi basta realizzare un piccolo campione, quindi da quello è la base appunto per realizzare qualsiasi progetto. È un progetto facile perché appunto viene costruito semplicemente su dei pannelli. L'unica difficoltà magari che possiamo incontrare è il dover fare le diminuzioni per quanto riguarda il davanti, quindi l'anteriore destro e l'anteriore sinistro. Dopodiché, appunto, essendo dei pannelli, la loro lavorazione è molto semplice. Io per le maniche sono andata a lavorare semplicemente delle maniche lunghe, quindi la lavorazione è in tondo, varia di pochissimo il punto, abbiamo modificato appunto per la lavorazione in tondo, ma ovviamente il modo appunto di lavorare e i punti sono sempre gli stessi. Quindi ho praticamente diminuito per restringere un pochino il numero degli uncinetti, quindi anche voi se volete una manica che vada a restringersi cambiate semplicemente il numero di uncinetto, oppure qualora vi potesse piacere la manica a kimono potete benissimo o utilizzare lo stesso uncinetto oppure cambiare il numero di uncinetto di una mezza misura, così che appunto la manica sia molto più ampia. Per quanto riguarda invece la rifinitura qui del bordino della parte superiore del collo, sono andata appunto a riprendere le maglie con maglia alta e poi a fare un bordino
a maglia a punto gambero, in modo tale da arricchirla ancora di più, anche perché poi la maglia alta tende generalmente ad arricciarsi un pochino, quindi anche per un fattore estetico diamo appunto questa rigidità alla maglia. Quindi ho fatto la stessa lavorazione anche per quanto riguarda la manica, quindi anche essa lavorata a punto gambero, mentre invece per quanto riguarda la parte di sotto, la base, l'ho lasciata così. Per quanto riguarda invece i bottoncini, quindi la parte di davanti, io l'ho lasciata così, non ho messo nessun bottone, nessuna applicazione. Ma eventualmente potete semplicemente mettere un bottoncino qui davanti, quindi rimane aperto semplicemente la parte di sotto, oppure magari fate con il filato stesso, l'uncinetto, delle piccole catenelle e poi si fa il fiocchettino semplicemente. È una giacchina molto elegante, quindi anche a seconda del filato quale viene realizzata, viene anche valorizzata ulteriormente la giacchina stessa. Il consumo del filato che ho utilizzato sono 300 grammi, quindi ovviamente sempre a seconda del filato, dell'uncinetto che viene utilizzato, il consumo varierà appunto in base a questi elementi e in base appunto anche alla nostra mano. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo. Un bacio!